Voilà, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video in cui non parleremo di gaming, bensì di YouTube, perché mi piace portarvi la mia esperienza su YouTube con qualche, diciamo, video off topic. Se siete indecisi se sponsorizzare o meno i vostri video con Google Ads, questo è il video che fa per voi, perché effettivamente io sono stato indeciso per tanto tempo e avrei voluto proprio che ci fosse un video come questo che state vedendo in questo momento per decidere se è utile o meno sponsorizzare i propri video tramite Google Ads. Quindi questo è il motivo per cui dovreste rimanere a guardare questo video se siete interessati. Chiaramente il mio esperimento è stato portato avanti per un mese, ma è un processo che, diciamo, quello di sponsorizzazione che va fatto per più tempo per essere efficace. E inoltre vi dico che ci saranno diverse sezioni nel video, una parte introduttiva in cui vado a spiegare dei meccanismi, a dare delle nozioni fondamentali per capire l'esperimento, un secondo capitolo, diciamo, in cui vediamo i risultati di questo esperimento, e un terzo capitolo in cui vi dico un paio di considerazioni finali. Quindi se le nozioni di base già le conoscete, sono nozioni molto basiche per chi sta su YouTube da un po' di tempo, potete saltare direttamente al capitolo successivo così da non perdere tempo. Partiamo subito con questa fase introduttiva del video in cui vi vado a dire innanzitutto cos'è Google Ads e come funziona e perché non è la stessa cosa che comprare visualizzazioni o comprare iscritti. Fondamentalmente c'è una differenza sostanziale che YouTube riconosce, ovvero comprare iscritti e comprare visualizzazioni per YouTube non è legale, nel senso non è accettato dalle normative di YouTube di comportamento e quindi può provocare la cancellazione del canale, la chiusura del canale. Mentre invece Google Ads è proprio una piattaforma messa a disposizione da Google e quindi da YouTube, e quindi è chiaramente legale e si può adoperare liberamente. La differenza qual è? La differenza è che è vero che in Google Ads sponsorizziamo i nostri video, ma non compriamo visualizzazione, semplicemente compriamo spazi pubblicitari, quindi la possibilità che i nostri video, o meglio le copertine dei nostri video, possano essere visualizzate da un segmento target di utenza. E quindi questa è la sostanziale differenza, ma poi spetta comunque all'utente aprire il video solo se è interessato, solo se è attirato dal titolo e dalla copertina, così come quando liberamente lo trova su YouTube anche quando non è sponsorizzato. Seconda nozione che vi devo dire, cosa sono le impressioni? Perché oggi parleremo molto di impressioni. Le impressioni su YouTube sono fondamentalmente le volte in cui la copertina del vostro video che avete creato compare a un utente. Quindi quando appunto a un utente compare sulla home o sui video correlati, sui video consigliati, un vostro video, la copertina di un vostro video, quella è un'impressione. Il secondo concetto che vi devo dire è quello di tasso di visualizzazione, di cui parleremo oggi, ovvero il tasso di visualizzazione è quella percentuale che ci dice tra tutte le volte in cui il nostro video è spuntato sulla home, sui correlati, all'utenza in generale, quindi ha fatto impressioni, rimandando al concetto di prima, quante volte però è effettivamente stato poi aperto, ok? Quindi ci dà una percentuale di quanto tasso di visualizzazione c'è stato rispetto alle volte in cui semplicemente è spuntata e quindi ha fatto impressioni. Ma se non vi sono chiari questi concetti, fatemelo sapere nei commenti e cercherò di spiegarli in maniera più approfondita. Ok ragazzi, passando alla seconda fase di questo video, vi vado a dire quello che effettivamente è stata la prima settimana. Partiamo dalla prima settimana. Allora, nella prima settimana di prova io ho sponsorizzato 6 video, quindi un numero considerevole di video, mettendo 6 euro, quindi diciamo un euro a video, ma in realtà poi non c'è un euro dedicato ad ogni video, quindi tu metti una somma standard che poi Google Ads divide in base a quelle che sono le impressioni e le visualizzazioni di conseguenza. Questa sponsorizzazione è stata portata avanti per 2 giorni e, come vedete, a prescindere dai numeri singoli dei vari video e di quanti numeri hanno fatto, ciò che ci interessa a noi è chiaramente il complesso, quindi il totale della campagna. Come vedete, il video, o meglio la campagna, ha fatto 22.886 impressioni, 316 visualizzazioni, un tasso di visualizzazione di cui abbiamo parlato prima dell'1,38%, quindi soltanto 316 su 22.886, ovvero 1,38%, e il resto insomma ci interessa relativamente. Questi sono i numeri della prima settimana, che poi in realtà non è una settimana intera di sponsorizzazione, ma come vi dicevo, 2 giorni in questo caso.
passiamo alla seconda settimana. La seconda settimana invece ho sponsorizzato solo 4 video rispetto ai 6 della prima settimana, mettendo 5 euro per 3 giorni. E questi sono i risultati della campagna, come vedete. Andiamo a vedere il totale. Allora, le impressioni sono 16.781. Poi le visualizzazioni sono 276. Il tasso di visualizzazione è 1,64%. In questo caso, quindi, come vedete, il tasso di visualizzazione è più alto rispetto a quello della prima settimana, le impressioni sono di meno e così anche le visualizzazioni, che sono un po' inferiori. Questi invece sono i risultati della terza settimana, in cui ho messo in sponsorship 4 video, anche questa volta sempre 5 euro, questa volta per 2 giorni anziché 3, a differenza appunto della seconda settimana. E questi sono i risultati totali della campagna, andiamoli a vedere insieme. 9.505 impressioni, 300 visualizzazioni, un tasso di visualizzazione del 3,16%. Vedete che il tasso di visualizzazione è molto più alto rispetto alle prime due settimane, nonostante le impressioni, quindi le volte in cui i nostri video sponsorizzati sono apparsi alle altre persone, sono la metà della prima settimana, ma nonostante ciò più o meno le views sono le stesse e soprattutto il tasso di conversione è molto più alto. Infine, ragazzi, parliamo di quella che è l'ultima settimana, la quarta, in cui sono andati in sponsorizzazione 5 video, 5 euro, quindi si riprende un po' come la prima settimana, che era 6 video, 6 euro, per 2 giorni, ho continuato con questa scelta dei 2 giorni, e i numeri finali della campagna sono questi. Quindi abbiamo fatto 8.771 impressioni, quindi ancora meno, sempre in calo le impressioni, 303 visualizzazioni, un tasso di visualizzazione del 3,45%. Quindi notate che questo tasso di conversione è sempre più aumentato nel corso delle settimane, le visualizzazioni più o meno sono sempre state intorno alle 300, ciò che invece è calato molto sono le impressioni, perché questo è relativo al fatto che il tasso di visualizzazione si è alzato. Ragazzi, dopo avervi dato questi numeri, vi porto alle considerazioni finali, che sono quelle più importanti, perché i numeri lasciano il tempo che trovano, chiaramente ognuno ha il proprio budget. Io per questo esperimento ho utilizzato un budget più o meno alla portata di tutti, quindi 5 euro a settimana è una spesa sicuramente, però non è una cifra mostruosa. Considerate che queste campagne devono essere ripetute per tanto tempo e con budget solitamente più alti per portare dei risultati nel medio-lungo termine, quindi questo è appunto un esperimento, consideratelo come tale. Vi do le mie considerazioni finali per aiutarvi a capire se utilizzare Google Ads o meno. Allora, Google Ads come piattaforma non è per nulla intuitivo, cioè da usare è difficile, ma non perché sia difficile effettivamente creare una campagna, ma perché proprio è studiata male la piattaforma, il layout, quindi non si capisce come fare le cose. Purtroppo è fatto male, è poco efficiente, e ciò che effettivamente vi posso dire è che quello che ho notato per aumentare il tasso di visualizzazione, quindi quante volte la gente cliccava su queste sponsorizzazioni, su questi video sponsorizzati, ciò che ha fatto la differenza per quanto mi riguarda è stato il metodo di posizionamento. Ora, si possono utilizzare 3 metodi di posizionamento del proprio video sponsorizzato. Il primo è per parole chiave che inserite voi liberamente. Potete, per esempio, in quello di cui mi occupo io, potrei inserire videogiochi, news videoludiche, tutta questa roba qua. Liberamente, è come delle hashtag, quindi le scrivete liberamente. Ma non lo consiglio questo metodo. Il secondo metodo è di scegliere un posizionamento per canali simili, quindi andate a prendere proprio dei canali specifici che trattano di quello di cui trattate voi, come per esempio nel mio caso i canali più famosi di videogiochi in Italia, e li mettete in quel metodo di posizionamento. Il terzo metodo invece è per segmento semplicemente di interesse, quindi nel mio caso il segmento di interesse era, mi pare, giochi e computer o computer e giochi, e questo è quello che ho utilizzato di più. Quello che però veramente fa la differenza non è tanto quale di questi si utilizza, bensì il fatto di utilizzarne uno solo dei tre, perché voi potete effettivamente utilizzarne anche tutti e tre insieme, ma questo rende poco efficiente il posizionamento dei vostri video.
Quindi quello che ha fatto la differenza è sceglierne uno solo. Questo è il consiglio più importante che mi sento di darvi. Volete utilizzare Google Ads? Secondo me non c'è niente di male. È un modo per farsi conoscere in maniera più semplice. Se avete un budget a disposizione, non ci vedo nulla di male. È come fare pubblicità, come le imprese si fanno pubblicità. In questo modo un canale si può fare pubblicità, quindi è del tutto legale, è del tutto lecito. Google e YouTube incentivano a utilizzare Google Ads, quindi non c'è niente di male. Chiaramente con queste cifre soprattutto non pensate che una spesa del genere, una sponsorizzazione del genere rivoluzionerà quello che è la, diciamo, quello che sono le views del canale. E un'altra cosa che vi voglio dire è se c'è una correlazione con gli iscritti, quindi con quante persone poi si iscrivono. Per quanto mi riguarda non ho visto una correlazione tra la sponsorizzazione in questo mese e un aumento del numero di iscritti, quindi più o meno si sono mantenuti sempre sugli stessi numeri che io ho solitamente, e quindi non posso darvi un'evidenza su questo aspetto. Questo voleva essere un video per aiutarvi in qualche modo, se anche voi come me vi siete chiesti se poteva essere utile per il vostro canale di YouTube e per crescere sponsorizzare i video con Google Ads. Vi ho dato dei numeri, vi ho dato dei consigli e vi ho detto in pratica cosa sono i maggiori indicatori per capire se una sponsorizzazione sta andando bene o sta andando male, se si può migliorare il posizionamento. Fatemi sapere in un commento se avete dei dubbi e se io posso, vi chiaramente cercherò di chiarirveli al meglio delle mie possibilità. Fatemi sapere anche se questo video vi è stato utile e se vi può essere utile qualche altro video del genere magari in futuro. Io come sempre vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi anche su Instagram, mi raccomando, trovate il link in descrizione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!